Il tango della memoria, per il campione, per l'uomo, per Pablito, se un sogno resta impresso sul campo verde del Romeo Menti, e per lui, se qualcuno si ritroverà davanti allo stadio dell'Ane per celebrare nuove sfide sportive, sarà per lui. Largo Paolo Rossi, Vicenza ricorda così il suo campione, dedicandogli un pezzo di strada, un pezzo di cuore. Una parte di via Schio verrà trasformata in un piazzale, coi simboli di quel che è stato, di quel che non si cancella. Ci sono dei simboli importanti, due scarpe da calcio che sono delle aiuole, quindi in quella forma, la forma di un'altra aiuola, il numero 9, che simboleggia il numero di Paolo, e poi soprattutto anche un pallone che rappresenta il pallone d'oro di Paolo. Noi lo ricorderemo con una statua al centro del numero 9, una pavimentazione pregiata in finto porfido o trachite, delle aiuole laterali a dare decoro di una piazza che sicuramente sarà anche il centro, un altro centro della città di Vicenza. Aiuole rialzate che prenderanno la forma di due scarpe, un pallone e poi quel numero iconico, il 9, con al centro la statua del bomber. Un progetto da 250.000 euro che oltre all'area pedonale prevede una nuova illuminazione a LED, panchine e il rifacimento della facciata principale e del muro est dello stadio, dove trionferà una gigantografia di Paolo Rossi. Noi completeremo l'operazione recuperando la zona delle ex biglietterie che si trovano adiacenti al nostro store ufficiale. E quindi penso che verrà un'area di oltre 1.000 metri quadrati assolutamente coerente con l'obiettivo di ricordare Paolo, con queste aiuole, con questo 9, con questa statua, e anche molto utile, direi, perché è un'area che oggi non abbiamo, e quindi arricchiremo e abbelliremo l'entrata dello stadio e renderemo fruibile un'area pedonale di cui oggi si sente la necessità. Così Paolo Rossi resterà per sempre legato al suo stadio. In fondo anche il calcio, come la vita, è letteratura, narrazione, musica, emozione. E Vicenza, come in un tango della memoria, resterà sempre stretta al suo bomber.